Bismillahirrahmanirrahim, in nome di Allah, il clemente e il misericordioso. Cari fratelli e care sorelle nell'Islam, il nostro sermone oggi porta un titolo molto importante: la grandezza della volontà e il percorso verso lo sviluppo delle nazioni. Ma prima di tutto, lode ad Allah, Signore dell'universo, che dice nel nobile Corano: affrettatevi al bordone del vostro Signore e al giardino vasto come il cielo e la terra, preparato per coloro che credono in Allah e nei suoi messaggeri. Questa è la grazia di Allah, che Egli dà a chi vuole. Allah possiede immensa grazia e rende testimonianza che non esiste divinità oltre ad Allah, l'uno senza alcun associato, e che il nostro maestro e profeta Muhammad è il suo servitore e messaggero. O Allah, concedi la tua pace e benedizione a lui, alla sua famiglia, ai suoi compagni e a coloro che le seguono con rettitudine fino all'ultimo giorno, seguitando nel merito. La religione islamica, con i suoi prestigiosi insegnamenti, esorta la gente ad avere delle grandi volontà, ad essere seri nell'esecuzione delle opere e nella ricostruzione. Proibisce anche la pigrizia, l'inattività, la corruzione, e questo è ciò che è già stabilito dai precedenti messaggi divini. Di questo Allah, il vero e l'eccelso, dice: non è stato informato di quello che contengono i fogli di Mosè e quelli di Abramo, uomo fedele, che nessuno porterà il fratello di un altro. E il profeta Muhammad, da sua parte, che la pace di Allah e la benedizione su di lui, sottolineò l'importanza della grandezza della volontà dicendo: Allah è generoso, ama la generosità e la moralità sublime e odia la condotta scorretta. Il nostro maestro Omar ibn al-Khattab, che Allah si compiaccia di lui, disse: non sminuite ciò che avete della volontà, perché non ho mai visto peggio dello sminuimento della volontà. Si è detto anche: la grandezza della volontà è un segno della perfezione della ragione. Quando si è lodato al Mutanabbi, cioè il poeta Mutanabbi, quando dice: e non ho visto nulla di peggio tra la gente che è un difetto della mancanza del perfezionamento delle opere da parte delle persone capaci a farlo. Tuttavia, la grandezza della volontà non si limita a un campo specifico, piuttosto dovrebbe essere raggiunta in tutto ciò che una persona fa nella sua vita, tra cui l'adorazione. La Sharia onorata ha stimolato la fretta e la competizione nel campo dell'adorazione, dove Allah l'Onnipotente dice nel nobile Corano: affrettatevi al bordone del vostro Signore e al giardino vasto come i cieli e la terra, che è preparato per i timorati. Allah, l'Onnipotente, ha garantito una grande ricompensa per coloro che hanno lavorato duramente nella loro adorazione, dicendo: quanto invece a chi vuole l'alta vita, sforzandosi a tal fine ed è credente, e lo sforzo sarà accettato. E il profeta Muhammad, pace e benedizione da Allah su di lui, aveva grande volontà in tutti i suoi affari della vita, tra cui l'adorazione, e per questo il suo Signore, l'Onnipotente, si rivolge a lui dicendo: «O, tu l'avvolto nelle tue vesti, veglia una parte della notte, la metà, oppure meno, oppure poco più, e recita il Corano lentamente, distintamente, faremo scendere su di te parole gravi». Il profeta Muhammad si alzava adorando nella notte fino a quando i suoi piedi si gonfiarono, e quando gli fu chiesto il perché rispose: non dovrei essere un servitore riconoscente? E il profeta disse anche: se chiedi qualcosa ad Allah, chiede a lui il Firdaus, poiché è l'altissima parte del paradiso e alla sua cima c'è il trono del beneficente, e da esso sgorgano i fiumi del paradiso. Narrato da Rabi ibn Ka'b, uno dei compagni del profeta, che una volta era con il messaggero di Allah e gli portò dell'acqua per l'abluzione. E il profeta gli disse: chiedi qualsiasi cosa ti piace o ti piaccia. Rispose: vorrei essere il tuo compagno in paradiso. Lui, il profeta, disse: vuoi qualcosa altra oppure vuoi qualsiasi altra cosa oltre adesso? Rispose il compagno: questo è tutto ciò di cui ho bisogno. Aggiunse al profeta, allora aiutami a realizzare questo desiderio dedicandosi spesso alla prostrazione, cioè alla preghiera.
La grandezza della volontà nell'adorazione richiede il suo perfezionamento, che il suo effetto si mostri nei comportamenti con la gente. Quindi il credente non deve tradire, né mentire, né dire delle bugie, né rubare i diritti altrui. Così si realizza lo scopo principale dell'adorazione. Quello del seguimento della vita retta, della via retta, la base principale della nobile religione. Tra i grandi cambi che richiedono la grandezza della volontà, cioè c'è quella della scienza. Il nostro profeta, pace e benedizione d'Allah su di lui, ci ha ordinato a chiedere ad Allah di darci una buona conoscenza e fruttevole scienza dalla quale la gente potrebbe trarre dei benefici, dicendo: chiedete ad Allah una conoscenza benefica e cercate un rifugio con Allah da una conoscenza che non è di alcun, oppure che non dà alcun beneficio. Tra le suppliche del profeta Muhammad, pace e benedizione d'Allah su di lui, ricordiamo: o Allah, ti chiedo un rifugio da una conoscenza sfruttevole. La scienza utile è la vera arma che rafforza gli stati e solo con la quale le nazioni potrebbero realizzare lo sviluppo e il progresso, mentre le altre rimangono indietro a causa della pigrizia e del regresso nel campo della scienza. I compagni e i seguaci che Allah si compiaccia di loro avevano la grandissima volontà nello studio delle scienze. Basta citare l'esempio del nostro maestro Abu Huraira, che Allah si compiaccia di lui, aveva immensa volontà nell'apprendimento della Hadith, cioè i detti del profeta Muhammad. E diceva: nessuna cosa mi interessava nella vita che imparare un detto del profeta, pace e benedizione d'Allah su di lui. Narrato da Al-Walid ibn Abdurrahman, che ibn Omar disse ad Abu Huraira: tu eri fedele al messaggero di Allah, pace e benedizione d'Allah su di lui, soprattutto di tutti di noi. Tu eri solito memorizzare al meglio il suo hadith che noi. Il nostro maestro Abdullah ibn Abbas, che Allah si compiaccia di lui e di suo padre, disse: quando sapeva che c'era un hadith riportato da qualsiasi persona, andava da lui nonostante il pessimo clima. Imam Shafi'i, che la pace di Allah sia sulla sua anima, disse: ho imparato il Corano a 7 anni e il libro del Maut a 10 anni. E i nostri vecchi studiosi si sforzavano di portare la fidabilità della scienza in tutti i suoi campi, di fare raggiungere il suo messaggio a tutta la gente senza aspettare nessuna ricompensa. E così ottennero la soddisfazione di Allah, l'Onnipotente, e hanno registrato i loro nomi e le loro scienze con lettere di luce nella memoria della storia. Allah l'Altissimo dice: il fatto che inizialmente tali oggetti siano nascosti dalla schiuma può essere metafora della realtà magmatica e confusa della ricerca della fede, tensione all'interno della quale il dono dell'Islam forgia le migliori qualità personali e i più alti valori sociali, solide caratteristiche destinate a durare nell'avversità e nel tempo. Tra i campi in cui si incarnisce anche la grandezza della volontà c'è il lavoro. La Sharia islamica ha sollevato l'importanza del lavoro e ha esaltato il suo grado, poiché il nobile Corano collega tra il culto e il lavoro e li ha resi come fossero due consorti. Di questo dice Allah l'Onnipotente: o credenti, quando viene fatto l'annuncio per l'adorazione del venerdì, accorrete al ricordo di Allah e lasciate ogni traffico. Cioè è meglio per voi se lo sapeste. Allah l'Altissimo promette anche una grande ricompensa nell'aldilà e a quelli che perfezionano le loro opere nella vita mondana. Di questo Allah l'Eccelso dice: daremo una vita eccellente a chiunque, maschio o femmina, sia credente o che compia il bene. Compenseremo quelli che sono stati costanti in ragione delle loro azioni migliori. Allah l'Onnipotente dice: coloro che credono e compiono il bene avranno per dimora i giardini del paradiso. Non ci sono prove dell'onore del lavoro che tutti i profeti, che la pace di Allah sia su di loro, lavoravano con le proprie mani.
Adamo, Abramo e Lut erano coltivatori, Noè, la bacia di Allah sia su di lui, era un falegname, Idris, che la bacia di Allah sia su di lui, era un sarto, e Saleh, la bacia sia su di lui, la bacia di Allah, era un mercante, e Davide, la pace di Allah sia su di lui, era un fabbro. Di questo Allah dice: già concedemmo a Davide una grazia speciale, glorificate, o montagna, e anche voi uccelli insieme con lui, e gli rendemmo malleabile il ferro, dicendogli: fabbrica cotte di malia e stringi bene le maglie, agite bene in verità e osservo quello che fate. Lavorare è anche meglio di chiedere alla gente delle elemosine, come sottolinea il nostro profeta quando dice: è meglio per chiunque di voi portare un fascino di legno sulla schiena e venderlo piuttosto che chiedere a qualcuno delle elemosine se gli dà o rifiuta. Non è semplicemente inteso come lavoro in se stesso, ma piuttosto è il professionamento del lavoro. Il profeta Muhammad, pace e benedizione dell'Allah su di lui, disse: Allah vuole bene che perfezionano le loro opere. E il profeta Muhammad anche chiedeva a tutti i compagni di avere un lavoro utile sia per loro sia per la gente. Il messaggero di Allah, pace e benedizione dell'Allah su di lui, disse: ogni musulmano deve compiere una carità ogni giorno, con il sorgere del sole. Giudicare giustamente tra due persone è una carità. Aiutare un uomo con la sua cavalcatura, sollevarlo o sollevare le sue cose su di esso è un atto di beneficenza, e la buona parola è un atto di beneficenza, e ogni passo che fai verso la preghiera è un atto di beneficenza. Rimuovere un oggetto dannoso dalla strada è un atto di beneficenza. Egli, baci e benedizione dall'asso di lui, ha esortato coloro che non sono in grado di lavorare, non creano disagi all'altri, e questo si considera un atto di beneficenza secondo il nostro profeta Muhammad. Tra i più alti livelli della volontà c'è quella di servire la comunità, aiutare i deboli, fornire sollievo ai bisognosi, aiutare anche le persone ed essere gentili con loro. Si narra che una volta un uomo venne dal profeta Muhammad per sapere quali sono le opere più amate da Allah. E il profeta Muhammad gli spiegò che Allah ama l'uomo che aiuta gli altri, che soddisfa i bisogni della gente, che visita gli ammalati, che salda i debiti al posto dei suoi fratelli musulmani. Tutto ciò è meglio per Allah che restare in moschea solo per l'adorazione. Dico questo e chiedo il perdono per me e per voi, quindi i miei fratelli nell'Islam. Ritorniamo. Lode ad Allah, Signore dei mondi, che testimonio che non c'è Dio che Allah, l'unico, e che il nostro maestro e profeta Muhammad è il suo servitore e messaggero. Baci e benedizioni da Allah su di lui, sui familiari, su tutti i suoi compagni e su tutti che le seguono con carità fino al giorno del giudizio universale. Carissime sorelle e carissimi fratelli nell'Islam. Uno dei migliori campi in cui tutti dovremmo combattere e di essere titolari di grande volontà è il servizio della patria, perché servire la patria è una parte della fede, e Allah l'Onnipotente ci ha comandato di combattere nel campo della bontà e dei benefici che incidono sul paese, dove Allah dice: gareggiate in opere buone, tutti ritornerete ad Allah ed Egli vi informerà a proposito delle cose sulle quali siete discordi. Allah ha lodato i servi che si affrettano a fare il bene a favore della gente, sottolineando che tal bene sarà ricompensato nella vita e nell'aldilà. Di questo Allah dice: in verità tendevano al bene, ci invocavano con amore e trepidazione ed erano umili davanti a noi. Con la grande volontà e il desiderio di beneficiare le persone e la completa fiducia nella grazia e nel sopporto di Allah l'Onnipotente. Tra i compiti principali che la grande volontà spinge l'uomo a fare, ricordiamo: costruire le nazioni, assumersi della responsabilità sociale, competere nelle opere di beneficenza, conservare le mosche, costruire le scuole e gli ospedali, dare cura ai pazienti, tutto ciò è considerato atto di beneficenza. Il messaggero di Allah, Muhammad, ha detto anche: le buone opere che rimarranno dopo la morte di un credente sono conoscenza che ha insegnato e diffuso,
un figlio giusto, una copia del Corano che lascia come eredità, una moschea che ha fatto costruire, una casa che ha fatto costruire per i viandanti, un canale che ha scavato, o la carità che ha dato durante la sua vita quando era in una buona salute. Queste opere fanno perdonare i precedenti peccati commessi durante la sua vita. Quanto è bello avere una competizione tra di noi al servizio della patria in cui viviamo, e questo lo realizziamo attraverso la solidarietà, l'unione e la consapevolezza e la compassione. Dobbiamo estendere una mano a tutti, perché la patria è per tutti noi e il suo progresso si realizza con le nostre mani tutti insieme. Non siamo inferiori degli altri, abbiamo una grande civiltà sublime e sublime volontà per affrontare tutte le difficoltà, quindi dobbiamo sforzare per raggiungere i nostri obiettivi anche per il bene di tutte le nazioni. E il poeta Abitamam disse: l'immenso riposo si ottiene solamente passando su un ponte di fatica. O Allah, concedici la grande volontà per realizzare il progresso, lo sviluppo e tutto il bene della vita mondana e quella dell'aldilà. O Allah, le nostre suppliche rivolte a te per preservare la nostra religione, il nostro paese e tutti i paesi del mondo. Grazie dell'ascolto.